luce volessero 45 minuti. Samantha giustamente era preoccupatissima. Dispiaciuti di avermi fatto aspettare così tanto, davvero, ma chiunque conosce Roma sa cosa, di cosa parlo. Abbiamo detto che questi sgabelli sono allora, siamo qui per Samantha Cristoforetti, la conoscete tutti. Ha scritto questo bellissimo libro, si sente? No. Allora scusate, la voce io ce l'ho, diciamo, forte e chiara, quindi che davvero è proprio bello. Diario di un apprendista astronauta, Samantha Cristoforetti, perché è scritto molto bene, con una grande passione, che quella che sicuramente ha caratterizzato la sua vita, dove racconta tutto il percorso che ha fatto per arrivare poi a quello che tutti conosciamo, cioè quei 199 giorni che ha trascorso nello spazio. Quindi fin da quando capisce di voler fare questo nella vita, cioè di voler diventare un astronauta, e fino all'arrivo nello spazio e al ritorno, naturalmente, che avviene 3 anni fa, di Kazakistan sulla Terra. Io vorrei proprio cominciare dall'inizio, cioè quando hai capito che avresti voluto fare nella tua vita, perché non è una cosa proprio così, che uno si sveglia una mattina e dice voglio fare un astronauta, tu quando l'hai capito? Intanto buongiorno a tutti, anche scusate anche da parte mia per l'Italia. Non potevo immaginare perché Roma non la conosce come la conosciamo noi, per cui comunque sì, per me non ho in realtà un momento in cui dico adesso ho deciso che farò l'astronauta. Credo che nel mio caso sia stato un accumularsi di stimoli molto diversi. Secondo me ha giocato un ruolo il fatto che sono cresciuta in un paesino di montagna dove il cielo stellato di notte era una presenza molto forte, non c'era proprio inquinamento luminoso, anche semplicemente il fatto che crescendo in un paesino così si cresce in maniera molto avventurosa, no? Non c'era supervisione degli adulti continua, quindi si usciva, si esplorava, mi è rimasta questa dimensione dell'esplorazione, dell'avventura. Poi secondo me hanno giocato un ruolo importante le letture, insomma, ho letto molto fin da quando ero piccolina, quindi partendo dai libri, ma semplicemente i libri di avventura, no? I vari Salgari, poi naturalmente Jules Verne, poi crescendo da adolescente i libri di fantascienza, quindi insomma qui siamo in una libreria che sono luoghi che mi sono molto, molto cari, quindi un accumularsi di cose a un certo punto hanno raggiunto una massa critica, per cui ho iniziato a dire a tutti quanti che volevo fare l'astronauta. Senti, ma come si diventa astronauti? Abbiamo tanti bambini che non si sa mai, ma sì, futuro. Beh, ognuno ha un po' la sua storia. Cominciamo a capirlo da adesso. Certo. Beh, ognuno ha un po' la sua storia. Solitamente si parte da un percorso di formazione tecnico-scientifica, quindi che ne so, fisica, chimica, ingegneria, medicina anche. Oppure l'altra strada possibile è quella di diventare piloti militari, poi tipicamente piloti collaudatori. Nel mio caso il percorso è un po' ibrido, anche un po' strano, perché prima mi sono laureata in ingegneria, poi sono entrata già da grande, diciamo, in aeronautica militare, ho fatto un percorso come pilota militare, in realtà molto breve, e poi sono appunto andata all'Agenzia Spaziale Europea. Ecco, ma è vero che ti sei persa la telefonata di convocazione alle selezioni finali dell'Agenzia Spaziale Europea perché ti sei trattenuta qualche minuto in più sotto la doccia? No, in realtà è peggio, era proprio la telefonata che ormai aspettavo da settimane, cioè immaginatevi questa selezione per astronauti è durata tantissimo, la racconto nel libro, è durata un anno intero, un anno molto difficile da tanti punti di vista, e forse le cose psicologicamente più difficili erano proprio queste attese, no? Da tra una fase della selezione e la successiva aspettavi anche dei mesi a volte, in cui no, lei un po' con il fiato sospeso non sapendo come era andata. E poi alla fine da 8.000 passo che eravamo all'inizio eravamo rimasti in 10, si aspettava questa benedetta telefonata, ormai le chance erano buone perché insomma sono su 10, ma le chance non sono più così terribile, però la telefonata che non arrivava, no? Ormai erano da giorni che mi sarei aspettata che ormai la cosa si sarebbe dovuta concludere, e poi finalmente è arrivata, effettivamente ero nella doccia, sono uscita dalla doccia, ho trovato questa chiamata persa
ho immaginato che fosse quella, ma non potevo esserne certa. Poi finalmente è arrivata un'email, subito dopo è arrivata l'email. Sì, e lì è stato uno sciogliersi di una tensione veramente accumulata in tanti mesi. Perché all'inizio quanti eravate per la selezione? 7500, quanti erano all'inizio? 8000. Quando è cominciato? 8000, ecco, quindi pensate insomma da 8000 poi essere rimasti. Ecco, molti dei tuoi capitoli di questo libro, che tra l'altro dobbiamo ricordare è edito dalla Nave di Teseo, e qui abbiamo Elisabetta Sgarbi in prima fila. Allora, molti capitoli del tuo libro cominciano con delle citazioni. Kant, Einstein, come mai questa scelta? Ah, perché penso che volare nello spazio non sia un'avventura o un viaggio individuale, cioè non è che dici adesso vado alle Maldive, quindi è la tua avventura, cioè è un qualcosa che in qualche modo si inserisce nel grande viaggio dell'umanità, no? Di ampliare le capacità che abbiamo come esseri umani, i luoghi dove possiamo abitare, vivere, un giorno chissà sfruttare le risorse, lavorare, o semplicemente anche soltanto viaggiare per turismo, un giorno chi lo sa. Quindi è un tassello di un viaggio collettivo che quindi in qualche modo secondo me si deve inserire nella storia dell'umanità nel suo complesso, nel mio piccolo, però è chiaro che per me era difficile trovare le parole giuste, gli spunti giusti, quindi ho un po' preso in prestito parole di persone più intelligenti di me che in qualche modo hanno trovato le frasi giuste che secondo me danno un po' il riferimento, il contesto culturale, il contesto più ampio in cui si inserisce un viaggio spaziale al di là appunto dell'avventura della singola persona. Ecco, dobbiamo dire che c'è anche la citazione della canzone che tutti conosciamo, Cultura, di Lucio Dalla, no? Che poi è il titolo di questa canzone, è diventata il nome della missione che ti ha portato nello spazio per 199 giorni. Che cosa ha significato per te? Tanto come mai si è, non c'entra niente, diciamo, come mai è stata scelta questo nome? È stato proposto attraverso una call for ideas, si chiamava, cioè una richiesta di idee che l'Agenzia Spaziale Italiana ha messo lì pubblicamente, quindi ci sono state tante persone, tanti italiani che hanno proposto questo nome, era uno dei più gettonati o quello che è piaciuto di più all'Agenzia Spaziale Italiana, non l'ho scelto io, è stato scelto dall'Agenzia Spaziale Italiana. E devo dire che mi è piaciuto subito, però, e anche, non soltanto, ma anche proprio per questa canzone molto bella di Lucio Dalla, che in qualche modo è diventata poi una colonna sonora della missione. Ecco, ma quando sei partita per questa missione, nella scatola degli effetti personali, che cosa hai messo e cosa non avresti mai dimenticato? Allora, sicuramente avevo, e si inserisce un pochino nel contesto che dicevo prima, no? di dare alla missione un significato più ampio, e comunque questo amore per i libri come, no, questi contenitori di storie che in qualche modo amplificano la tua esperienza personale, perché ti permettono di vivere veramente a posta persona tante vite, tante storie, di guardare la realtà attraverso tanti occhi diversi, quindi ho messo 150 credo avessi sulla Soyuz, e poi alcuni che poi sono andati con altri veicoli, dei piccoli libricini, quelli proprio piccoli che metti nel palmo di una mano, che raccolgono, in cui ho raccolto dei testi, tra l'altro poi c'è la mia amica Michela che è citata nel libro, che mi ha proprio aiutato anche a trovare i testi giusti, e quindi quelli li ho portati perché volevo che fossero dei regali per le persone al mio rientro. Poi naturalmente porto con te anche spesso dei piccoli oggetti che hanno un valore affettivo per i familiari, per gli amici più cari, no? Perché fa sempre piacere dire che, ne so, questo anello è stato nello spazio. Quindi con me proprio sulla Soyuz ho portato queste cose che erano le più preziose. Poi c'è una piccola scatola di scarpe che puoi mandare in anticipatamente con un veicolo cargo, quindi è meno sicuro che effettivamente arrivi a destinazione, e lì c'erano cose più banali come felpe, pantaloni comodi, calzini in più, cose di questo genere. Senti, stupisce che tu dici a un certo punto che comunque alla vigilia di questo viaggio ci si sofferma a pensare ai dettagli. Che cosa vuol dire? Immaginatevi 199 giorni nello spazio. E quando sei lì qualcosa? No, infatti, quando sei lì soprattutto nelle ultime settimane, quando poi sei in quarantena, vai con Ur, che ti prepari per il lancio, eccetera, è strano perché vivi queste due dimensioni diverse, no? Da una parte c'è questa grande avventura che comincia,
poi c'è anche tutta l'interazione con il pubblico tramite appunto interviste, storie che racconti, insomma c'è sempre una grande attenzione attorno alla missione spaziale ed è tutto incentrato sulle cose più grandiose, no? più significative. Poi però nel tuo quotidiano tu ti stai occupando, che ne so, di avere le password per avere accesso ai siti importanti, cioè tutti i propri dettagli di vita pratica che in qualche modo comunque devi organizzare quando te ne vai nello spazio. Ecco, posso leggere questo pezzettino che dice: è bizzarro come avvicinandosi al lancio ci si perda sempre più in dettagli e dubbi di sorprendente ordinarietà. Dove troverò i miei vestiti a bordo? Che medicine prenderò se avrò delle nausee, se soffrirò del famigerato mal di spazio? Mai sofferto del mal di spazio? No, sono stata fortunata nel tuo momento. È opportuno prendere qualcosa prima del lancio per profilarsi? Che cosa raccomanda Brigitte? Che cosa ne pensano Alex, che è nello spazio ma in fondo soltanto a livelli di distanza? Cosa portare con me, numeri di telefono e password? Insomma, tutto in una paginetta per non perdersi, diciamo, queste raccomandazioni. Poi c'è un'altra bellissima pagina che io vorrei leggere, ma dopo, oppure anzi sarebbe anche bello che la leggessi e tu, perché è come appare la Terra vista dallo spazio, ecco, come appare questo nostro pianeta visto da lassù per 199 giorni? Beh, è mutevole, è uno spettacolo che ti rapisce da un punto di vista proprio di bellezza estetica, e anche perché naturalmente tu sei consapevole che stai vedendo con i tuoi occhi direttamente delle immagini che nessuno nella storia dell'umanità ha visto fino a qualche decennio fa, e che comunque tutt'oggi molte poche persone hanno avuto il privilegio di vedere. E poi l'esperienza in qualche modo si carica di pregnanza e di significato, perché sai che è il punto di arrivo di una storia, no? Tutti i momenti che in qualche modo hanno preceduto poi danno significato, danno pregnanza, danno forza, danno intensità a questa esperienza che è sì primariamente estetica, cioè primariamente è questa visione meravigliosa della Terra, però appunto c'è dietro anche tutto questo significato che gli dà forza. Ecco, ma le parole secondo te riescono a rendere la bellezza di quello che hai visto e provato in quei momenti? O è davvero difficile trasmettere quell'emozione? Perché credo sia un'emozione... Le parole ci puoi provare naturalmente, poi credo anche di dirlo a un certo punto nel libro, no? Tu torni con delle impressioni, delle sensazioni, delle intuizioni che provi a mettere in parole, no? Poi io penso che un giorno, e anche lì prendo in prestito le parole di qualcun altro, di Virginia Woolf alla fine del libro, dicono le esperienze ti lasciano un segno con l'inchiostro indelebile nelle pareti della mente, poi un giorno trovi delle parole giuste scritte, no, da un poeta, da una poetessa a un certo punto, no? In quelle parole riconosci quello che hai provato, quello che hai desiderato, quello che hai sentito. Quindi è chiaro che un giorno, non so, un grande poeta, una grande poetessa andrà nello spazio e troverà le parole, no, che risuoneranno e che diventeranno patrimonio poi nostro dell'umanità. Io nel mio piccolo ci ho provato, ma ovviamente è un tentativo da astronauta, non da poetessa. Ma in quei 199 giorni che cosa ti mancava di più, se ti mancava? La doccia. La giornata tipo inizia. Come cominciava e come finiva? Allora, inizia la giornata lavorativa, diciamo, che le settimane sono un po' diverse, ma la giornata lavorativa inizia di solito dalle 7 alle 7 e mezza con una conferenza, una teleconferenza via radio con i centri di controllo che gestiscono la stazione spaziale da terra. Si comincia a Houston, poi si passa a Huntsville, sempre negli Stati Uniti, che gestisce la parte dedicata agli esperimenti, NASA. Poi si fa un salto sopra l'Atlantico e si arriva a Monaco, dove c'è il centro di controllo europeo che gestisce il laboratorio europeo Columbus a bordo. Poi si va direttamente fino in Giappone, dove c'è il centro di controllo di Tsukuba che gestisce invece il laboratorio giapponese. E poi si fa un salto indietro a Mosca, e poi di solito sono i nostri colleghi russi che parlano a lungo con il centro di controllo di Mosca. Si discute un po' delle attività della giornata, se sono rimaste domande in sospeso dal giorno prima,
un po' discutere, se ci sono tanti cambiamenti rispetto a quello discusso in precedenza, se ne parla, di solito è una cosa di 10-15 minuti, e poi ognuno parte per le proprie attività che sono scritte in maniera molto rigorosa in agenda. Possono essere fare esperimenti scientifici, possono essere fare attività di manutenzione, possono essere banalmente rimboccarsi le maniche e fare gli addetti di magazzino, perché magari è arrivato un veicolo cargo che ha portato tonnellate di materiale e deve essere scaricato e riposto in maniera accurata, cioè noi centri di smistamento di Amazon ci fanno un baffo, e questo, bisogna essere molto molto rigorosi con il materiale per non perdere nulla. Possono essere collegamenti, per esempio con studenti, attività educational di questo tipo. In giornate particolari ci possono essere attività più inusuali, come possono essere delle passeggiate spaziali, che anche se non sei coinvolta direttamente, comunque ti coinvolgono tutta una serie di attività di supporto. Possono esserci attività robotiche, perché magari sei ai comandi o assisti alle operazioni di comando del braccio robotico della stazione spaziale per catturare un veicolo di rifornimento, oppure per rilasciarlo al momento del rientro. A fine giornata si chiude il tutto con un'altra teleconferenza di nuovo con tutti i centri, dove si fa una sorta di chiusura dell'attività della giornata e un'anticipazione dell'attività del giorno dopo. Invece ci dicevi nel weekend no, quindi anche lì c'è il weekend. Sì, anche lì ci sono i weekend. Ma c'è lo spazio. Spesso si lavora anche nei weekend, però diciamo un weekend standard dovrebbe essere mezza giornata di lavoro il sabato per fare le pulizie, quindi di solito ci si divide la stazione spaziale, tu pulisci questo, tu pulisci quell'altro, poi si ruota e poi diciamo che il fine settimana solitamente dovrebbe essere libero, poi là. No, però liberi lo sapete, scusate, ma liberi da. Ma quando uno è libero che cosa fa? Insomma, dal cinema, quindi se ti paga liberi, come li utilizzo? Perché? Ma io non so, a me volavo nei fine settimana anche quando non avevo attività programmate, non lo so, puoi scrivere email, quindi magari rispondere alle mail che hai ricevuto durante la settimana, oppure fare delle telefonate, possiamo telefonare? Ah, sì. È bellissimo, è il telefono migliore del mondo, perché puoi solo telefonare tu, ma nessuno può telefonare a te. Fantastico. Io facevo spesso anche dei piccoli video, tutti i vari video che magari avete visto su YouTube che ho postato, alla fine sono stati fatti nel tempo libero, quindi magari tanti fine settimana li passate. Senti, ho letto che a un certo punto ti sei anche occupata di coltivare i moscerini della frutta. Sì, è pessimamente perché sono morti, però ci ho provato. Era un esperimento multigenerazionale. Adesso uno dei temi caldi, diciamo, di ricerca sulla stazione spaziale è di studiare l'adattamento all'assenza di peso, proprio, diciamo, possibilità di investigazione che prima non c'erano, proprio a livello di adattamento genetico, di espressione genica, eccetera. Quindi questi esperimenti multigenerazionali permettono di vedere come questi adattamenti si trasmettono da una generazione all'altra. Quindi l'idea era di moscerini della frutta sono un ottimo modello animale anche per gli esseri umani, sono un modello animale molto usato perché ha un genoma, un patrimonio genetico molto conosciuto, mappato. E quindi l'idea era di allevarne diverse generazioni. C'era però un problema con l'habitat, c'era troppa umidità, quindi alla fine sono morti. Non sopravvivevano. Oh, la grande rammarico di Samantha è quello di non essere riuscita a fare la passeggiata nello spazio. Quindi per questo si augura di poter tornare, a cui viene anche preparata e addestrata per questa passeggiata. Sì, nel libro se ne parla molto, perché sicuramente è stata la cosa più difficile da un punto di vista dell'addestramento, anche proprio da un punto di vista fisico, un addestramento molto, molto intenso, molto pesante, e quindi naturalmente sono rimasta delusissima quando proprio pochi giorni in realtà prima del lancio, per tutta una serie di cose che erano successe a partire dall'esplosione di un veicolo di rifornimento cargo poco dopo il decollo qualche settimana prima, tutta una serie, una catena di eventi che ho spiegata nel libro, proprio alla fine i miei guanti e il mio sottotuta per le passeggiate spaziali non è stato lanciato. Quindi lì è stata una grossa delusione, poi chiaro, oggi a 4 anni di distanza la vedo con più mitezza, però lì sul momento sono rimasta molto delusa. Però il motivo per cui tu speri di tornare presto nello spazio? Beh, penso che vorrei andarci comunque, però sì, anche questo. Sono 3 anni che sei tornata, qual è la
la cosa di cui senti più nostalgia? Non lo so, in realtà devo dire il fatto di aver lavorato poi in questi 3 anni, anche insomma con una certa fatica, questo libro credo che mi abbia fatto sentire in un certo modo come se la missione in realtà non fosse ancora finita. Cioè ho la sensazione che la missione finisce adesso che ho in mano questo libro. Da adesso posso iniziare a pensare a che cosa mi manca. Fino adesso sono rimasta proprio ancora all'interno di questo mondo, come se non fosse ancora... E quando hai cominciato a scriverlo questo libro? Dopo il tuo ritorno, quanto tempo è passato? Dal ritorno abbiamo effettivamente iniziato a discutere di come impostarlo, eccetera, erano passati più o meno 7-8 mesi. Ecco, perché io questo, dovete sapere che io subito ho approfittato di questa intervista per intervistarla anche per tanta bianca e quindi ho fatto anche delle domande, però adesso è interessante sentire tutti insieme, no? Perché mentre sta per tornare sulla Terra, e per atterrare in Kazakistan, lei dice: ci prepariamo alla nostra nascita terrestre, rinascita terrestre, no? Perché finora siamo stati degli esseri umani extraterrestri. Come ci si prepara a questa nuova nascita terrestre dopo tanto tempo nello spazio? Assolutamente impreparati. Cioè, per andare nello spazio ci si prepara a lungo, per tornare a terra non ti prepara nessuno, sono tutti affari tuoi. Però, e devo dire che forse è più difficile, cioè arrivare nello spazio per me è stato un processo di adattamento del tutto naturale, mi sono sentita subito a mio agio, sono stata bene, ho avuto anche la fortuna di non avere disagi fisici, come appunto queste famose nausee da mal di spazio. Tornare a terra è più complicato perché intanto non è più un passaggio dalla pesantezza alla leggerezza, ma un passaggio dalla leggerezza alla pesantezza, quindi pesante appunto per il fisico che si deve riadattare, non è una cosa drammatica, però insomma ci vuole qualche settimana. E poi si deve riadattare alla complessità della vita terrestre, per la complessità della vita terrestre non ci prepara nessuno, no? La vita nello spazio ha delle sue complessità tecniche, però alla fine sono gestibili perché siamo preparatissimi, cioè a volte anche troppo, no? Siamo davvero preparati a gestire quegli aspetti tecnici. Quando torni a terra invece c'è tutta questa interazione umana molto più legate, la gestione del quotidiano. Una cosa interessante, la racconto anche nel libro, quando ero nello spazio ho avuto la possibilità di parlare a volte con le scuole attraverso la radio, attraverso dei collegamenti radioamatoriali. C'è un'associazione internazionale con un ramo italiano che è molto molto attivo e questi volontari vanno nelle scuole, preparano queste classi anticipatamente parlando della stazione spaziale eccetera, poi il giorno previsto c'è un collegamento di pessima qualità audio magari, però comunque per i ragazzi è molto, penso sempre una bella esperienza, di una decina di minuti, cioè proprio i 10 minuti in cui la stazione spaziale è visibile, no? In cui vola da orizzonte a orizzonte, poi c'è un collegamento diretto radio dove è possibile parlarsi con la radio amatoriale. E avevo chiesto, se fosse, prima della missione avevo chiesto se fosse possibile fare dei collegamenti anche con le scuole dentro agli istituti penitenziari, ai carceri, no? Perché ci sono naturalmente gli istituti penitenziari minorili e hanno delle scuole all'interno. All'inizio sembrava una cosa impossibile, poi questi volontari eccezionali sono riusciti a fare il miracolo. Ho fatto questi due collegamenti e mi raccontavano che quando sono andati nelle scuole hanno spiegato a questi ragazzi, preparandoli per il collegamento, come fosse la vita a bordo della stazione spaziale, cioè in entrambi i casi, in entrambi gli istituti, uno di questi ragazzi a un certo punto ha detto: vabbè, ma è come noi, come in carcere, uguale. Con tutte le sue anche controindicazioni. Senza ripresa. Ecco, ma cos'è che viene meglio invece in assenza di gravità? Ah, le capriole in aria vengono benissimo. Ecco, ma per un astronauta, insomma, qui si parla anche naturalmente di tutto il percorso fisico che bisogna fare, che è impegnativo, perché prima gli chiedevo in macchina, ma fino a quanti anni si può andare nello spazio? E lei mi diceva che l'astronauta più grande aveva, quando ha smesso di... una sessantina d'anni, quindi insomma c'è solo un problema di buona salute soprattutto, più che di età, chiaramente più vai avanti, più, come dire... può peggiorare, però invece
ci sono quelle che sono anche delle difficoltà psicologiche. Ma penso che ci potrebbero essere in teoria, cioè, però ci sono state. No, non credo. Di fatto credo che siamo abbastanza bravi, cioè le agenzie spaziali sono diventate abbastanza brave nel tempo a selezionare le persone con in mente questi voli spaziali di lunga durata. Magari non sono lo stesso tipo di persone che selezionavano 40 anni fa per fare missioni brevi su Space Shuttle, cioè oggi si sa che selezionano gli astronauti per andare nello spazio per 6-7 mesi. Sta male qualcuno? Oddio, fate posto, per favore, state indietro. Vai. C'è un medico in sala? C'è, dov'è? Per favore provate a spostare sì, spazio in questa aria. Forse bisogna chiamare dalla mia parrucchiera in modo che lei insegnasse a tagliarmi i capelli. Ci ho messo 2 ore e mezza questi 4 peli che ho, però secondo me ho fatto un lavoro anche decente. Era demonizzato. Un'altra bambina, ma vuole fare una domanda? Anche la domanda sulla comunicazione, sul telefono. Allora, noi ci sono dei... È un po' come quando vedi la televisione via satellite, no? E vengono le... Mi ascolto? Sta qui sotto, eccolo qua. Stiamo rispondendo alla tua domanda.
domanda. La comunicazione passa dalla stazione spaziale ai satelliti e poi dai satelliti ai centri di comunicazione a terra, non diversamente da quando vedi appunto in diretta il Gran Premio dell'Australia o i campionati di calcio in Russia. Per quanto riguarda il telefono, in realtà è un modo di dire telefono, non è naturalmente una linea telefonica, è un po' come quando usi Skype, no? Cioè usi questo sistema di comunicazione per poi inserirti nella rete internet a terra e il telefono si chiama Voice over IP, è tipo Skype. Sentiamo quell'altra bambina. C'è un altro qui prima. Dopo aver mangiato, non ti sentivi male dopo aver fatto tutte quelle capriole? No. È il vantaggio di stare nello spazio quello, che se invece le facciamo qui, dopo aver mangiato sulla terra, rischiamo di sentirci male. Ma se, visto che non si può oltrepassare la Via Lattea se sei un uomo, ma non è che si può fare con un GPS, con una telecamera, così almeno possiamo vedere le altre galassie? Ma sai, il problema è arrivarci, perché le altre galassie sono lontanissime, i nostri sistemi, diciamo, le nostre astronavi non sono così veloci, quindi per arrivarci ci metterebbero dei tempi lunghissimi. Il sistema solare più vicino a noi credo che sia 4 anni luce, quindi se tu andassi alla velocità della luce ci metteresti 4 anni, solo che i nostri sistemi di propulsione, quindi di motori, non sono capaci di farci andare così veloce. Puoi mandarli, però arriveranno tra molte generazioni. Senti, com'era l'Italia vista da lassù? Fare una domanda? C'è ancora un'altra domanda? Qua. Eccolo qua, allora ci serve il microfono. Eccolo. Ma che cibi c'erano nello spazio? Cosa mangiavi nello spazio? C'è un po' di tutto, devo dire, non sono più i tubetti come all'epoca di Apollo, forse neanche allora lo erano, non lo so, forse è un mito. Adesso c'è una dispensa molto varia, c'è una dispensa della NASA, quindi un po' improntata alla tradizione americana, una dispensa più russa, e poi ci possiamo anche portare dall'Europa, possiamo spesso far fare dei cibi, alcune pietanze fatte apposta. Io per esempio, lo chef che ha fatto le mie buste, anche ormai un amico, Stefano, mi aveva preparato delle insalate di quinoa buonissime e del riso al curry e anche dei minestroni di legumi buonissimi. Sì, vabbè, i bambini chiaramente vogliono tutti bene. Allora, sentiamo. Ma che ingegneria hai fatto? Ho fatto il biennio di ingegneria meccanica e poi nel triennio, all'epoca sono vecchia, all'epoca c'era il biennio e il triennio, 5 anni. Scusate, ho insulto a tutti noi che ce l'abbiamo fatto di più. Rispetto a lui. Ma ce l'hai 41, rispetto a lei. Ho fatto il biennio di meccanica e poi ho fatto aerospaziale nel triennio. Allora, non volevi fare una domanda tu? Ti ho visto con la mano alzata. Perché hai voluto fare questo lavoro? Ma sai, è difficile, difficile dire perché. Sono una di quelle persone, credo, molto fortunate che in qualche modo si fanno catturare da un sogno quando sono molto piccole, no? Quindi è un po' quello che dicevo prima, non me lo ricordo, non ho fatto un ragionamento quando ero piccola per dire adesso faccio l'astronauta. C'è un insieme di cose, un insieme di stimoli per cui in qualche modo ho sempre saputo che quello era quello che volevo fare. Ed è una grande fortuna, non è che ci puoi fare niente, ti succede o non ti succede, però lo dico soprattutto per i genitori che sono qui, cioè è importante cercare, credo, di esporre i figli e le figlie a quanti più stimoli possibili, a quanti più ambiti, a quante più attività, in modo che ci sia, no, la maggiore possibilità possibile che in qualche modo trovino quello che è il loro sogno, no? Che ci sia qualcosa che li fa accendere dentro quella fiaccola. Che poi non vuol dire che sarà quello che faranno nella vita, poi i sogni, alcuni sono anche difficili, fare l'astronauta, cioè ci sono tante persone che sognano di fare l'astronauta e la fortuna poi di arrivarci. E questo nel libro cerco di dirlo molto, ci vuole anche tanta fortuna, cioè non bisogna avere il mito eccessivo del merito, di dire che tutto quello che ti succede è perché te lo sei meritato e gli altri che non lo hanno ottenuto perché se lo sono meritato meno. Non è così, nella vita ci sono anche tanti casi della vita, ci sono tante circostanze fortunate, questo bisogna riconoscerlo. Però indipendentemente dal fatto che tu riesca a raggiungere effettivamente proprio quella cosa lì che sognavi quando eri piccola, secondo me il fatto di avere un sogno in qualche modo ti stimola a fare sempre il meglio che puoi,
crescere, a anche metterti in difficoltà, a cercare le cose un po' più difficili, un pochino più impegnative, che poi sono quelle che ti fanno crescere, che ti rendono più forte, più consapevole anche, no, della tua forza, delle tue capacità, anche dei tuoi limiti, perché no? E quindi alla fine, comunque vanno le cose, hai più possibilità, credo, di avere poi una vita serena e pagata. Sì, e devo dire che Samantha lo dice molto in questo libro. Nonostante che probabilmente quando è stato un'eccellenza, perché non si arriva a diventare astronauti se non si è comunque un'eccellenza, quanto conta anche la fortuna nella vita di tutti noi, perché tutti, come dire, abbiamo un'aspirazione, ma non sempre poi il fatto di realizzarla, no, purtroppo è legato solo al merito, perché ci sono tante altre componenti che hanno un peso invece molto, molto importante. Adesso vi faccio fare qualche domanda. Io volevo sapere questo, questa è stata naturalmente una cooperazione internazionale, no? Le missioni spaziali, tra l'altro Germania, Russia, Cina, Italia, Giappone, Cina non c'era, infatti anche se in futuro ci sarà sicuramente. No, eravate tu due americani e tre russi, giusto? Tu ci avevi un po' come un ruolo da mediatrice culturale in questa situazione, eh? Sì, devo Facci dire, qualche esempio, cioè come funzionava? Beh, a volte semplicemente meramente una questione di lingua, sicuramente in genere come astronauti europei, in genere come europei abbiamo più predisposizione all'apprendimento di lingue diverse, no? I russi ce l'hanno un po' meno, anche gli americani, tanti miei colleghi americani magari non hanno mai studiato una lingua straniera fino a 40-50 anni e poi si sono messi a studiare il russo, che non è proprio la lingua più facile. E quindi diciamo che noi astronauti europei spesso siamo quelli che abbiamo le competenze linguistiche migliori, nel senso che parliamo bene sia l'inglese che il russo. Scusa, tu quante lingue parli? Io ho sentito quante lingue parla e sono tante. Cinque, compreso l'italiano, dove sto lavorando la cinese. Insomma, italiano, no, inglese, francese, tedesco, russo. E quindi anche semplicemente la possibilità di fare un po' da traduttrice quando si trattava di cose un po' più complesse, oppure anche io ho vissuto in Russia prima di diventare astronauta per un anno, quindi magari ho un po' più familiarità anche, che ne so, con la cultura di riferimento, con i film che loro conoscono, proprio magari puoi spiegare una battuta che non sia magari per gli americani comprensibile o viceversa. Io non sono una grande esperta di film in generale, però magari qualcuno. Senti, allora adesso abbiamo detto che chiaramente nelle missioni spaziali prevale un modello di cooperazione, quando invece nel nostro mondo sembrano prevalere dei modelli completamente diversi. Secondo te quale sarà il futuro? Bene. Intanto non bisogna essere troppo negativi sullo stato attuale delle cose. È vero che adesso c'è molto chiasso che viene fatto su temi che rispecchiano atteggiamenti a volte di ostilità e di aggressività reciproca, però voglio dire, rimangono a questo mondo molti ambiti in cui la collaborazione continua a funzionare bene, e sicuramente l'ambito spaziale è uno di questi. Io sono andata nello spazio grazie a un'opportunità di volo dell'Agenzia Spaziale Italiana, sono però un'astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea, sono un pilota ufficiale dell'Aeronautica Militare, quindi ho tante appartenenze, tante istituzioni che collaborano in un ambito internazionale. Le future missioni spaziali continueranno ad essere molto internazionali. Io adesso una delle cose che faccio in attesa di una futura missione nello spazio è fare, diciamo, da rappresentante degli astronauti nella fase di sviluppo progettuale del cosiddetto Space Gateway, quindi quello che sarà la fase successiva rispetto alla Stazione Spaziale Internazionale, una base orbitante piccola rispetto alla ISS, ma molto più lontana, mille volte più lontana, perché sarà in orbita intorno alla Luna, e anche quello sarà un progetto internazionale con gli stessi partner che fanno parte della Stazione Spaziale Internazionale. Senti, esiste il Mar d'Africa? Il Mar di Spazio esiste?
La nostalgia, penso, diciamo. Sì, penso che sì. Io non sono una persona nostalgica, devo dire. Cioè, non mi sveglio la mattina pensando che ho nostalgia di qualcosa. Almeno fino adesso ho avuto la grande fortuna nella vita che il mio presente era sempre ricco di stimoli, di cose interessanti da fare. Cioè, quello che faccio adesso mi interessa, mi piace, quindi non mi faccio prendere dalla nostalgia. Guardo naturalmente con gioia alle opportunità di capire Erasmus, certo, di tornare nello spazio, ma non la vivo. Allora, sentiamo lì che ci sono anche due bambini che sono... Direi le ultime due. Dai. Allora, c'è questo piccoletto che è stato qui con la mano alzata, con la maglietta nera. Ma ci potete andare su Marte? Ti ha detto? Ci potete andare su Marte? Tu ci andrai su Marte. Andrete più tu ci andrai su Marte? La piccola, cosa volevi fare? Astronauta. Mi strappo un po', vabbè. Lei è la mezz'ora col braccio al caffè. Ma che sensazione avete quando stai nello spazio? Beh, nello spazio ci sono stata per un periodo molto lungo, quasi 7 mesi, quindi naturalmente non avevo sempre la stessa sensazione. Ci sono stati momenti di emozione molto intensa, ci sono stati anche momenti di routine. Una cosa che ti accompagna sempre nello spazio è l'assenza di peso, quindi la sensazione che ti porti dentro proprio a livello fisico è questa sensazione di avere un po' i superpoteri. Immaginati di essere, che ne so, Superman, non so, Wonder Woman non vola. Insomma, che all'improvviso c'hai i superpoteri e quindi puoi spostare cose pesantissime semplicemente con un tocco del dito, puoi fare le capriole in aria, puoi volare, quindi è una sensazione di ampliamento delle tue capacità fisiche. Ma poi quello che mi piaceva anche volando, no? Quando facevo il pilota, la cosa bella quando sei in un aeroplano, soprattutto un aeroplano, un jet piccolo come gli aeroplani da combattimento, che ti permette di... È come se ampliassi il tuo corpo, no? Ti permette di muoverti nello spazio, di manovrare, di fare cose che tu con il tuo corpo non puoi fare. E poi all'improvviso quando sei nello spazio lo puoi fare anche senza l'aeroplano, tu andi in aria. Allora, scusate, ma mi dicono che dobbiamo accelerare perché bisogna cominciare le firme del libro. Io volevo farti un'ultima domanda. Perché sapete che regolarmente si legge da qualche parte, perché non è che accade o di 8 anni. Adesso di nuovo abbiamo letto che non so quale compagnia, di quale magnate, ha venduto un biglietto per il primo viaggio nello spazio che dovrebbe essere, mi sembra, nel 2023. Lo ritieni possibile? Viaggio turistico, stiamo parlando di viaggio turistico. Credo sia l'ultima notizia che è uscita, quello che vorrebbe fare il giro intorno alla Luna, forse sì. Possibile. Grazie Luna, sì. intorno alla Luna. Una traiettoria di ritorno libero. La Luna ci siamo andati sicuramente, sì, perché sai che ogni tanto qualcuno lo mette in discussione, ma è vero che siamo andati sulla Luna. Ma ragazzi, è impossibile pubblicarne di questo. No, ma lo dicevamo prima, credo che non esista un evento storico importante che è così documentato, che è stato raccontato con così trasparenza, profondità e ampiezza come le missioni Apollo e la Luna. Quindi ragazzi, per non crederci bisogna veramente... Poi io pure scappo dietro. Facciamo passare i bambini, poi una fila alla volta, ci alziamo una fila alla volta, permetteteci di fare questa cosa con rigore. Grazie. Avrete tutti la vostra firma sul libro, ma dobbiamo farlo così.